Che siamo. Sì, in effetti ho quell'articolo, Francesco. Solita Il merda, nostro grande diciamo. Beppe Bisetto, sempre presente sulla scena. Sì, ogni tanto mi arriva qualche messaggio che apparentemente arriva da lui, però torno a ripetere, Sempre su apparentemente, perché su internet. internet c'è gente che fa i scemi, per cui è chiaro che non gli do neanche ballo, piglio e cancello semplicemente. L'articolo è a firma della solita persona, oltretutto una mia omonima, c'è tale Laura Simeoni, che sembra che si sia specializzata in articoli a favore di questa gentaglia. Naturalmente ognuno prende i soldi dove può, il problema è che fa abbastanza schifetto la cosa. E niente, si continua a parlare delle tracce di molti brani rock, prendersi conto, lo studioso che nel passato aveva svelato i messaggi subliminali di cartoons e pubblicità, chiamato in causa i Led Zeppelin, i Queen, i Prince, ma anche Battiato, Zucchero, Adolfo Morgani, va ancora più in là, comprendendo i Beatles, Morganti, Santana, Morgani, Morganti. sta scritto Vabbè, hanno Morganti. sbagliato, è di rima. Ah, ho capito. Lo Fatto conosco di che persona, perciò va. sì, forse è quello che ho conosciuto anch'io, il cui libertarismo non farebbe altro che spalancare le porte al concetto gnostico: io sono Dio e perciò faccio tutto quello che voglio al di là del bene e del male. Sette gnostiche sono assai più diffuse di quanto si pensi, sostiene il consigliere nazionale del Gris, il trevigiano Giuseppe Bisetto, che invita a tenere gli occhi aperti. Cioè, questo è un povero mentecato. Vi ricordo che Bisetto era quello che affermava che i satanisti sarebbero andati nudi in piazza San Pietro Durante il durante il giubileo. Giubileo. Insomma, cioè, dal punto di È lo vista. stesso Bisetto che ha scritto sul suo libro Le Bande delle Sette che l'esito sarebbe andato a lanciare il gas Nervino in Sì, Piazza San Pietro appunto. durante il giubileo, Cioè, perciò. abbiamo un povero deficiente a livello mentale che purtroppo continua a fare del terrorismo gratuito, tanto nessuno lo imputerà mai per le stupidaggini che dice, perché tanto lui si crede intoccabile, però tutto sommato un povero cretino, e quale fa del male alle persone, fa del male alla società civile, fa del male alle istituzioni e sta tentando di danneggiare le istituzioni creando allarme Sì. gratuito. E questa poveraccia, tale Laura Simeoni, mia omonima, che naturalmente scrive gli articoli demenziali di questa gente, scomunica a film di successo come Guerre Stellari o Matrix da parte di Treviso. Sono pellicole insidiose, pericolose, inquinanti, poiché veicolano messaggi gnostici in cui l'uomo si crede Dio, sostiene padre François d'Hermine, canadese appartenente all'ordine domenicano, quelli che bruciavano vive le persone. Esperto in occultismo, il sacerdote è stato chiamato ieri nel capoluogo della Marca dal GRIS, gruppo di ricerca e di informazione socio-religiosa, che da oltre 20 anni sta facendo queste cazzate. Naturalmente il codice da Vinci, messo sotto processo, si mette sotto processo il movimento del Graal, Rosa Croce, cioè, sono la solita merda, Francesco, tanto per creare allarme Sì, sociale, no, ma poi quando vedi. invece il vero pericolo sono le parrocchie, sono gli oratori, Sì. insomma. A parte appunto quello è chiaro, ma è il fatto stesso che si dica che questi movimenti creano consumismo. Cioè, noi siamo una società consumistica, a questo punto dovrebbero essere incoraggiati. Ma forse cos'è che li preoccupa? Il fatto che, al di là che io non ho una grande ammirazione per il gnosticismo, però una persona che cerca si dichiara gnostica. E cerca di comprendere, di leggere, nel senso che almeno ha una tendenza alla curiosità. E sicuramente uno che diventa agnostico, che segue le idee che gli propongono, difficilmente andrà a portare i figli a battezzare, difficilmente li manderà alla comunione, difficilmente penserà di fare i santini e altre cose. E di conseguenza forse perché loro perdono dei consumatori di quel tipo che vanno contro il gnosticismo. Certo che stranamente io mi preoccupo. E le migliaia di satanisti dove sono andati a finire? Sono andati tutti Sì, in pensione? quel mezzo milione di satanisti che c'era secondo Lagato Trocchi e secondo Don Benzi, che ammazzavano 20 bambini all'anno, che la polizia non sapeva niente oltretutto. Dove Cioè, sono vi rendete finiti? conto, la polizia di Stato non sapeva che 20 Sono bambini ogni anno migranti? vengono sacrificati. Sono migranti? Cioè io non ho notizie di grandi immigrazioni di massa di satanisti dall'Italia. Non so se sono andati in pensione, non so se nell'ultima finanziaria siete messo un'agevolazione al pensionamento dei satanisti, però.
Cioè, queste migliaia di satanisti che erano lì pronti con i coltelli a sgozzare migliaia di persone che facevano sacrifici umani, all'improvviso sono scomparsi. Cioè, qua gli unici che fanno sacrifici umani sono i cattolici, costringono bambini in ginocchio davanti al crocifisso, cioè, come sacrificio umano di quello. Organizzazioni potenti, criminali, terrificanti, perché cioè, se noi dovessimo elencare quello che hanno scritto i cacciatori di sette, all'improvviso sono liquefatti. Non mi risulta che la polizia o i carabinieri abbiano fatto retate. Hanno fatto retate di camorristi, di mafiosi, di pedofili, di gente cattolica che andava all'assalto alle banche, di gente che arrestavano cattolici che si occupavano di finanza, che depredavano i risparmi di pochi. Esatto. Però satanisti arrestati siamo a quota zero. Io comincerei a preoccuparmi, dove sono finiti questi satanisti? Sì, in effetti, ci sono passati tutti la clandestinità. Ma forse sono i satanisti, sono dei satanisti, tutti quanti risparmiatori che sono visti i loro risparmi bruciati da qualche finanziere cattolico. Forse questo, io sinceramente io vorrei chiedere a Beppe Bisetto, ma scusa, dacci delle notizie perché siamo allarmati, siamo preoccupati, sì, cioè, lanci un'allarme del genere e poi non te ne occupi più. D'altronde il problema, adesso lo trovo l'articolo, fra due secondi, sì, cioè, non te creda, che non, anche perché mi ha mandato anche in internet oggi, mi è arrivato anche la versione del Corriere della Sera di oggi, cioè Corriere della Sera no, di non oggi. Ho fatto, ma non ho fatto non proprio letteralmente a tempo. Ma lo trovo sì, il problema è un altro, che un altro grosso allarme che sta arrivando è l'Opus Dei, una setta. Che errore in quel libro! Ma che l'Opus Dei fosse una setta, il Codice da Vinci ha avuto il merito, se vogliamo, di mettere in luce. Ma no, posso finire il discorso dei satanisti? Certo, vai tranquillo. Che tutto il mondo è paese. Allora, è successo che hanno profanato la tomba di Pasternak in Russia. E cosa succede? Allora, dice, il sacerdote ortodosso della vicina chiesa, non lontano c'è anche la residenza del patriarca di tutte le Russie, ha denunciato alla stampa locale che i colpevoli sono sicuramente dei satanisti, che sono loro ad aver offeso la memoria del premio Nobel. Non può essere stato nessun altro. Un mio parrocchiano li frequentava e è riuscito a stento a scappare via dalla loro setta. È lui che mi ha detto cosa fanno e come lo fanno. Ci sarebbero pure segni diabolici a testimoniarlo. Sono state ritrovate croci di legno spezzate e strappate da altre tombe. Questa è ora. Succede che in Russia qualcuno brucia dei fiori di plastica sulla tomba di Pasternak e il popolo russo dice che questi sono sicuramente satanisti. Io ho un fedele, che poi non posso dire il nome come sempre, non posso dire chi è, che mi ha detto che sicuramente sono stati loro. Guarda, fatalità in Italia queste cose le ha conosciute. Adesso in cui anche in Russia cominciano a svilupparsi i movimenti pagani, nessuno penso abbia i pagani russi hanno denunciato la Chiesa ortodossa, comunque c'è una causa in corso. Comunque la Chiesa ortodossa in Russia, di fronte a un qualche stupido, qualche vandalo che va a bruciare i fiori di plastica sulla tomba di Pasternak, dice sono stati sicuramente un rituale satanista. Tanto per curiosità, per come capire come le cose sono uguali in tutto il mondo. Niente, devo dire l'articolo, ti avevo interrotto. Sì, no, ma è lo stesso, Francesco, anche perché quello dell'Opus Dei ne parleremo ancora. Sì. Cioè, effettivamente è una setta che tenta di soffocare, che tenta di inglobare, che tenta di distruggere quella che è la società civile per averne il controllo. Ed è una setta che usa tutti i sistemi di setta, cioè quelli che i cristiani imputano ai satanisti, cioè lavaggio del cervello, sottomissione, dolore, potere, soldi, rapporti mafiosi, cioè tutto quello che è aberrante all'interno di una società civile, cioè la riproduzione all'interno dell'Opus Dei di quelle che sono le regole mafiose elevate al quadrato, perché c'è anche la sottomissione intima, la sottomissione emotiva che viene costruita mediante la sottomissione, mediante l'uso del cilicio, mediante la fustigazione, mediante tutta una serie di elementi che sono veramente aberranti. Bene, di questa ne parleremo, perché effettivamente quando noi assistiamo a tutta una serie di dichiarazioni, tipo quelle del Beppe Bisetto, tipo quelle dell'Aris, quelle del Gris, che imputano agli altri di fare quelle cose, in realtà quelle cose sono conosciute e fatte all'interno della Chiesa Cattolica, la quale agisce proprio per distruggere le persone, per distruggere gli individui, per distruggere la società civile. E in effetti loro si credono tanto agenti segreti, cioè quello che rompe di più le scatole, no? Il finanziere che si è ammazzato, che è stato ammazzato recentemente, anche lui faceva parte dell'Opus Dei, Dell'Utri fa parte dell'Opus Dei,
c'è tutta una serie di personaggi che effettivamente detengono e armeggiano il potere. Anche quel personaggio che ha tentato di opporsi a Lula in Brasile era un personaggio che faceva parte dell'Opus Dei ed era appoggiato dall'Opus Dei. Per cui rendetevi conto, insomma, a che livello sta agendo l'Opus Dei, e sta agendo a livello mafioso, cioè a livello di relazione mafiosa, a livello di lavaggi del cervello, a livello di distruzione degli individui. E l'Opus Dei è fa parte del Vaticano, cioè prelatura privata del Papa, sì. Per cui sta agendo per distruggere la società nella quale noi stiamo vivendo. Pertanto, quando viene imputato al satanista, quando viene imputato agli altri, alle sette, di fare delle cose, in realtà si imputa agli altri esattamente ciò che fanno i cattolici, ed è veramente aberrante questo. E siamo, adesso è uscito appena adesso un libro di Pinotti, dal titolo, vediamo un attimo se riesco a trovare il titolo, La vita segreta dell'Opus Dei, scritto per la Rizzoli da Ferruccio Pinotti. Per cui effettivamente ci sono delle cose aberranti. Fra le altre cose, l'Opus Dei è anche un gruppo finanziario che è fatto dalla scrittrice italiana, che è quella Va dove ti porta il cuore, no? La Susanna Tamaro, praticamente è un'organizzazione finanziaria che finanzia l'Opus Dei. Fate un po' voi, insomma, che personaggi avete. Sì, a parte che anche se voi seguite anche tutti gli scandali economici o tutte le polemiche o le varie scalate, noterete sempre che molte persone che avevano la possibilità di intervenire erano sempre legati in qualche maniera a gruppi cattolici. Ricordiamo il ricorso del Bonfazio, che si occupava di coniugare mercato e certo Agostino, invece di occuparsi degli interessi dei risparmiatori nella Banca d'Italia. Eppure lui era devotissimo, era devoto cattolico, praticante, eppure sapete tutti quanti come è andata a finire con la Banca d'Italia. Eppure sono personaggi cattolici che hanno molta influenza. Si potrebbe elencare moltissime cose. Anche perché spesso, scusa Francesco, sì, le azioni che vengono fatte dopo l'Opus Dei non sono azioni che si separano in toto dal corpo sociale, ma sono azioni che modificano il modo di essere del corpo sociale. Cioè l'ex presidente della Banca d'Italia, Fazio, agiva in funzione dell'Opus Dei e ha fatto dei disastri dal punto di vista economico, però li ha fatti apparentemente seguendo quello che lui aveva il diritto, il dovere di fare come presidente della Banca d'Italia. Praticamente cosa succede? Cioè, quello dell'Opus Dei si occupa un posto, no? Cioè un posto, sì, di potere, e a quel posto di potere fa le cazzate, e fa le cazzate in funzione del proprio potere. Cioè io ho il potere di decidere, decido in funzione di, ed è questo che è grave. Cioè non è più l'interesse sociale, l'interesse della collettività, ma è l'interesse dell'opera, è l'interesse del Vaticano, e là paghiamo gran tasse. Dopodiché Prodi ci fa un aumento di 35 miliardi in finanziaria, e dobbiamo ringraziare anche l'Opus Dei. Bene, Claudio, che dici? Diamo il via alle telefonate. Così presto, Francesco? Sì. Così presto. Così presto, nel senso mi sembra che l'orario sia... 20 minuti di telefonata è eccessivo per la nostra trasmissione. 20 Francesco. Minuti? 20 minuti è pazzesco. Non, dici? Non è, non, assolutamente, è troppo, troppo. Troppo? Sì, allora dico due cosette. Sì. Io adesso sto lavorando a un testo sulla formazione della percezione e la selezione dei fenomeni, partendo dalle ultime ricerche scientifiche che sono state usate per capire come si muove il feto, come si agisce il feto nella pancia della madre, per capire l'età della primissima infanzia, dei primi giorni di vita, e per capire le trasformazioni di tutto il reticolato sinaptico, tutto il reticolato neuronale che avviene nella persona. In pratica sto facendo un lavoro che all'inizio doveva essere una cosa di due paginette, invece per il momento ne ho stampate 55 pagine e sono solo le bozze di lavoro. Questo lavoro sulla percezione, che potrebbe essere anche trasformato in dibattiti, vedremo un attimo cosa ne può venire fuori, dovrebbe essere finito nel giro di 4-5 giorni. Comunque fa parte sempre della sistemazione di quelli che sono gli elementi relativi al Crogiolo dello Stregone. Vi ricordo che il Crogiolo dello Stregone l'ho scritto proprio grazie alle sollecitazioni di Radio Gamma 5. Se i radioascoltatori di Radio Gamma 5 non mi mettevano con le spalle al muro, non avrei scritto il Crogiolo dello Stregone. Invece da allora sono passati 10 anni, fra
tra poco, che sto lavorando attorno al Crogiolo dello Stregone. Nella trasmissione di questa sera dalle 19 alle 20 un po' parlerò di questo, ma solo nell'ultima parte, però essenzialmente vi farò questa sera un'altra trasmissione su Epicuro, esattamente la lettera a Meneceo, che secondo me è una cosa molto importante, ed essenzialmente nelle prime pagine c'è un concetto che i radioascoltatori devono cominciare a imparare, o meglio a renderlo proprio, ed è la differenza fra l'opinione e il prenozionismo. Cioè, quando noi diciamo qualcosa, partiamo da delle nozioni o partiamo da un'opinione che ci siamo formati? E quell'opinione su che cosa si basa, su quali elementi è importante? Ci sono delle nozioni alla base della nostra opinione, oppure è pura e semplice opinione? Quando Galileo scoprì il moto di rivoluzione dei pianeti, fu una nozione. Da quella nozione sviluppò logicamente un suo discorso. I vescovi che lo condannarono avevano un'opinione che si basava sulla Bibbia. Allora, quell'opinione aveva una valenza di nozione o era semplicemente un'opinione finalizzata per il potere? Ecco, questo praticamente è il discorso che farò dalle 19 alle 20. Francesco, sì. Vuoi via le telefonate? Sì, diamo via le telefonate. Me lo ordini proprio con tutta la tua autorità? È un ordine. 049-700-700 049-700-800. Anche perché ormai non sono più 20 minuti, ma sono molti meno adesso. Sì. Pronto, radiogramma? Ciao. Attento, come siamo? Intanto, buona giornata. Ciao, Ivano. Perfetto. Tutto bene, sì. Tutto perfetto. Cronaca alla Cassazione, padre fedele può ancora violentare. La Cassazione di Catanzaro ha detto che va a ritirare, cioè contro la decisione di scacciare il frate, ora rischia di tornare lì a Re. Sì, perché è il problema grosso nella nostra giurisdizione. È che noi abbiamo una grande giurisdizione, cioè una giurisdizione seria dal punto di vista centrale, cioè la Cassazione, mentre invece abbiamo una giurisdizione molto labile e molto, diciamo così, molto opinabile sulla giurisdizione locale. Per cui quando hanno scarcerato padre fedele hanno fatto gran cancan, la suora inattendibile. Adesso è andato in Cassazione, hanno fatto un'analisi e si sono messi mani i capelli. Praticamente in Cassazione si è più riflessivi, nel senso che si è più, e resta dentro il codice. Vanno fuori dalle emozioni, capito? Dalla propaganda. È questo che volevo dire. Esatto, e questo è abbastanza importante finché resta da noi. Ecco qua, a Padova restituisci il mal tolto o non ti assolvo, e in confessione il ladro rende il Rolex. La basilica del sangue. Questo qua è... Ma perché? Se è segreto la confessione? E appunto no. Un po' di propaganda, no? Che bravo che sono stato, vero? Gli agenti segreti. Ah, ecco. Gli agenti sì, segreti. E chiosco, anche Ikea dice no al presepe, meglio l'abete. Sì. Non si vende più il presepe. No, ma in effetti hai detto è una questione puramente commerciale. In realtà la gente si sta accorgendo cosa sta facendo, capito? A parte che sono brutti i presepi, perciò insomma. Sì, dopo che sei qua l'articolo dei crocefissi che ha parlato prima Francesco, crocefissi dimenticati, tra virgolette, per due mesi. Sei metri dimenticati, come dire, chi stai dimenticai apposta, nel senso. Sì, poi il parroco ha detto faoli mettete, io non vengo a scuola. Esatto. E se erano delle persone intelligenti e astute, dicevo, noi li lasciamo nel cassetto, così come vengono. Sì, dopo vi fuori i libri di Enrico Oleari, va che ti ho messo una parte, Francesco. Perfetto, grazie. Da me, sento. Sì, il nostro comune amico Attilio, io ricordo sempre che da Attilio trovate Liguria Bassanese, trovate un calendario romano, che è rimasto uno soltanto, e trovate anche qualche copia del libro di Sano Lorenzoni contro il monoteismo. Esatto. Dopo niente qua, ancora il presepe, a proposito, prima da parlavi, Claudio, dei primati, no, dell'uomo, i che trova nel Gargano, i resti di una tribù, insomma, di uomini primitivi, provo a dominare di quanto? Di Leonardo, qua, la trasmissione di Leonardo dura sì, dimmi quanto. 1.700.000 anni fa. Sì. E che ha trovato dei selci, appunto, che peava gli animali come.
Sì. Sei affilate. Beh, in effetti noi abbiamo qualche problema quando andiamo alla ricerca delle nostre radici, no? Non sappiamo mai dove fermarlo. Questa... Purtroppo si relega a un orario, no? A Leonardo. Sì, è abbastanza assurdo. Quarto sì. d'ora, però è molto bello. Dopo che sei qua, appunto, che le cellule che invecchiano sono fautrici del tumore, esatto. Repubblica comunque. Sì, sì, no, questo discorso, no, cioè le cellule, cioè la parte del DNA, il gene, no, che porta all'invecchiamento, è stato abbastanza individuato, soltanto che non si può toccare quel gene, perché se te lo tocchi scatena il cancro, no, il gene, cioè è protettivo per il cancro, una roba, cioè praticamente se vuoi morire subito tocca quel gene e si finiva, insomma, se avevo capito. L'avevo letto, che sì. Tanti che va in Spagna, in Cina a fare gli impianti come cellule staminali, sì, le terapie geniche. Le terapie geniche? Sì, cresciuto tantissimo, certo. Dicono, e tocca andare via dall'Italia, perché qua naturalmente siamo nel Medioevo. Beh, se tu pensi quello che succede col fatto di Welby, sull'eutanasia, sul fatto che... Sì. Cioè che veramente lì è una cosa incredibile. In effetti la gente comincia ad andare via, no? Ed è questa la ribellione, no? L'Italia è veramente il fanalino ormai spento dell'Europa, cioè non... Purtroppo sarà dura ritornare in Europa, sì, indubbiamente. Voglio citare un libro qua di Slavoj Žižek, Il cuore perverso del cristianesimo. Dunque, lei, vi dico subito, Slavoj Žižek è uno dei più discussi filosofi del nostro tempo, insegna all'Istituto di Sociologia all'Università di Lubiana. Dopo che qua mette le opere che ha scritto. Comunque, se vuoi, ve leso una parte che è molto... Cioè, leggi. Il cuore perverso del cristianesimo. Sì. Aspetta un attimo, metto sul testo, perché ho la pagina. Sì, beh, d'altronde sì, che il cristianesimo sia perverso, gli ascoltatori di questa trasmissione lo sanno benissimo. Lo sanno, sì. Adesso ve leso una parte. Vai, tranquillo. A caso, è molto profondo, molto tecnico, cita Heidegger, cita Lacan, Kant, sì. Ed è molto... è un po' difficoltoso, comunque... vale la pena secondo me, perché praticamente nega la divinità di Dio, praticamente, cioè dice che non è impotente questo Dio qua, io capisco. Beh, d'altronde è inventato, il Dio cristiano è inventato. Te cito una piccola parte, nel senso strettamente lacaniano dei termini, si dovrebbe così postulare che la felicità, tra virgolette, risieda nell'incapacità o nell'inesperienza del soggetto di fare pienamente i conti con le conseguenze del proprio desiderio. Il prezzo della felicità è che il soggetto resta attaccato all'incoerenza del proprio desiderio. Nelle nostre vite quotidiane noi, aperta parentesi, fingiamo di, chiusa parentesi, desiderare cose che in realtà non desideriamo, così che alla fine la cosa peggiore... Madonna, cosa voglia pari. La cosa per me, potete dire che sì, sì. Che può capitarti è di ottenere quello che ufficialmente desideriamo. Aspetta che c'è altre pagine. Che è molto... Comunque, sì. Queste scoperte che stanno venendo fuori in ambito filosofico, in ambito culturale, della valenza del cristianesimo, è veramente spaventoso. La gente non... Dimmi. E questo è ciò, questa è un'altra pagina, perché ho letto a caso di episodi. E questo è ciò che la versione perversa del cristianesimo ci spinge a fare. Tradisci il tuo desiderio, compromettine l'essenza, quello che conta veramente, e sei libero di concederti tutti gli insignificanti piaceri che stai sognandoti nel profondo del cuore. O come direbbero oggi, due punti: rinuncia al matrimonio, diventa un prete e potrai avere tutti i ragazzini che vuoi. La struttura fondamentale qui non è tanto quella della gioia condizionata, tra parentesi, puoi avere questo a condizione di una qualche contingente eccezione, proibizione irrazionale. Ecco un po' del fiatone comunque. Sì, sì, no, ma se uno dei maggiori filosofi che esistono arriva a dire questo, fate un po' voi, insomma. Non è più Claudio Francesco da Radiogramma. Questo qua, eh? Eh? È Žižek. Sì, sì, sì. Žižek, se la vuoi, Žižek, è l'autore del libro, comunque viene citato tutti Kant, Heidegger, Lacan, è molto tecnico, molto
diciamo, filosofico, profondo, fa delle analisi e parametri tra il tempo appunto della divinità e del pseudo divinità con adesso il tempo recente, il tempo moderno qua, insomma, è molto, mi credo che sia difficile, manco me, non lo ho studiato. Sì, sì. Sì, beh, comunque sul fatto di dire rinuncia al matrimonio, diventa prete, avrà tutti i ragazzini che vuoi, penso che sia un concetto ben chiaro, che tenendo conto che non è neanche italiano, ma appunto che risiede in un'altra realtà culturale, ha capito come sono i comportamenti dei sacerdoti cristiani. Insomma. Esatto, questo qua è chiaro, insomma, dopo mi governo 3-4 pagine a caso, comunque se della Meltemi, casa di Triti, non so che casa che sia. Va bene. Filosofia, scienze sociali. Ok, Ivano. Ciao. Pronto? Sì? Beh. No, ma Francesco, sei un po' il solito. Non ti preoccupare. Io voglio usare appunto gli ultimi minuti per parlare di una cosa molto importante. Ciao Claudio. Ho una definizione molto brutta io. Per me il Dio di radice ebraica, dico di radice ebraica perché le tre religioni migliori in assoluto sono di radice ebraica, se non erro, è un Dio pedofilo o no? Sì. Nega la vita, è un Dio pedofilo, di conseguenza le altre sono vittime che escono da deficienti, seguono questo Dio pedofilo. E a proposito di Heidegger, che l'ha nominato prima il vostro amico, dice, del Circolo di Vienna, dice la metafisica non ha senso. E io aggiungo Heisenberg, la legge di Heisenberg di indeterminazione, tutte le nostre definizioni sono fasulle, se non quelle quotidiane che adoperiamo a livello scientifico, eccetera, così, a livello pragmatico. Ma quando vai a toccare fuori, a naspi nella cacca, e quindi tutte le definizioni nostre che diamo fanno solo ridere, e ha ragione perfettamente il caro Mario Bacchiega, che veramente ha fatto del, anche stamattina ho sentito una trasmissione che ha messo su un dischetto lì, Claudio. Sì, questa mattina sì, quello è il convegno di Montegrotto. Bellissimo, bellissimo, perché da lì comprendi, perché io dico sempre una cosa, quando ci addentriamo in certi discorsi a livello extraterrestre, li chiamo io, ma mi chiedo, ma a che livello psicofisico mi trovo? Sono sicuro di essere normale? Se normalità sappiamo cosa vuol dire, e dove finisce la normalità e comincia l'allucinazione delle famose religioni rivelate. Con questo mi taccio e aspetto che qualcuno mi risponda. Vi ringrazio. Bene. Ciao Gianpaolo. Sì, beh, Claudio, penso che... Sì, pensi? Che siamo addirittura d'arrivo. Sì, siamo quasi addirittura d'arrivo. Comunque, al di là di questo, vi ricordo che una delle scoperte degli ebrei fu la manipolazione mentale infantile. Cioè, quella attacca questi principi, dagli a tuo figlio, manipola tuo figlio e parlane. Fu l'invenzione della manipolazione mentale infantile. Nessun popolo prima di allora ebbe la necessità di manipolare i ragazzi per riuscire ad ottenere una cosa del genere. Beh, solo i monoteisti hanno il discorso sempre di ricalcare, sai, il stesso concetto che le colpe dei padri ricadono sui figli, cioè significa chiaramente sovraccaricarli di una responsabilità che non hanno, significa chiaramente avere una mentalità veramente violenta. Il fatto stesso che la loro uscita dall'Egitto si inventano l'uccisione dei primogeniti significa che di bambini non interessa niente, perché o sono sottomessi o altrimenti è meglio che muoiano. Cioè, insomma, questa invenzione dell'uscita dall'Egitto veramente fu micidiale, anche perché per secoli e secoli, ti dico ancora, fino a pochi anni fa si riteneva che questo fosse avvenuto, cioè che ci fosse un'influenza degli egiziani sugli ebrei, che fu un falso, insomma. Sì, che non è mai, beh, d'altronde sì, tutto il monoteismo è sempre stata invenzione, sempre menzogna, sempre falsità. Anche perché, vabbè, insomma, niente, io chiudo qui la trasmissione. Ciao a tutti. Con Aria Paganesimo, vi do appuntamento per le ore 19, fra 19 e 20. Allora, 19 e 20 faremo Epicuro.
iscritti morali. Sì, io ricordo che il 14, se non sbaglio, che è giovedì di dicembre, c'è il MUT a Montegrotto, ci ritroviamo in Paba Imbo, in via Aurigliana, che porterà tanti regali. E sì, che vuole chiaramente fare festa un po' le persone che partecipano, naturalmente cercheremo di ricambiare in qualche modo. E niente, oltre a questo vi ricordo che domani sera comunque ci ritroviamo a Marostica, e il punto di ritrovo è alle ore 20. E casomai chiamo 338 319 77 20 e hanno tutte le informazioni che c'è, di cui c'è comunque bisogno. Alle ore 20 praticamente ci troviamo in via Montello 66, solito posto dove c'era una volta Radiogamma 5, non la sede, e ci riuniamo là, insomma ci ritroviamo, ecco. Per cui arrivederci a domani sera per ciao a tutti quelli che vorranno partecipare, e a stasera per un'altra trasmissione. Ciao, vado immediatamente con la pubblicità. Ciao.